In collegamento telefonico abbiamo Walter Nocito. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Walter, il governo finalmente è stato fatto, abbiamo anche la lista dei ministri. Subito un commento a caldo, che ne pensi? Grazie Martino, oggi penso che tutta Italia valuterà il giuramento del governo perché la fase necessaria subito dopo la presentazione della lista, non ci sono stati ostacoli nella parte finale, nel senso che il Presidente della Repubblica evidentemente ha ampiamente svolto il ruolo di influenza nella scelta e nella fissazione di alcuni paletti. Il principale paletto lo dobbiamo subito riscontrare. Esatto. Praticamente al Ministero degli Interni non ci hanno messo, non è stato indicato un leader politico, ma un tecnico. Questa è la prima cosa che viene agli occhi. Viceversa, agli esteri è stato indicato un segretario di partito, un leader nazionale. Poi possiamo dire che dopo il giuramento verrà la fiducia. A quel punto, cioè tra domenica e lunedì, noi avremo il dibattito del paese che ruoterà intorno ai voti sulla fiducia, cioè quanti voti prenderà la Camera, quanti Eh sì. voti prenderà il Senato e quindi i margini di sicurezza. Sulla lista io, se tu mi consenti, vorrei Come fare delle no? note in sequenza. Prego. Posso? Ma ci mancherebbe. Io però una cosa che ti voglio chiedere. Vedi, ieri per esempio Berlusconi ha detto questo è il governo più a sinistra della storia repubblicana. Però io, come ho commentato anche su Facebook, ho detto, beh, alla fine però per essere così tanto di sinistra, questo governo piace alla finanza, visto che lo spread è sceso a 148, voglio dire. Sì, Quindi. è un giusto commento che tu fai. Io non direi che è il più a sinistra in assoluto, Esatto. ma è sicuramente con un asse, un baricentro che guarda la spesa sociale, guarda l'equilibrio e il riequilibrio, guarda l'unità nazionale e guarda soprattutto un tema che secondo me è uno dei principali che caratterizza questa lista, e cioè la partita europea. La negoziazione con la Commissione europea e con le istituzioni è affidata in toto al PD, nel senso che il Partito Democratico diventa il perno per la flessibilità dei parametri di Maastricht del Fiscal Compact, e le posizioni che ha assunto sono di tre uomini sostanzialmente di valore per chi consegue la politica: Enzo Amendola, dirigente giovane ma di corso lungo agli affari europei; Gualtieri, un professore universitario ma con oltre 15 anni di politica alle spalle in Europa, ministro dell'economia e del MEF; e poi il terzo soggetto che ancora non è formalmente in partita, ma lo diventerà a breve, che è il commissario italiano, che è Gentiloni al momento, questo è l'accordo. Queste tre persone hanno in mano il pallino della Unione Europea riformata e da riformarsi alla luce delle idee di Ursula, e cioè della nuova Commissione europea sulla quale ci eravamo già soffermati. Che come sappiamo non Poi, è molto tenera, voglio dire, non è chiedete molto di bene manica la nascita del larga. governo di solidarietà, insomma, questo governo di larghe intese, che forse non avrà grandissimi numeri, ma ha socialmente, istituzionalmente una base larga di consenso. Teniamo conto che dentro il M5S il consenso si è creato perché Sì. l'80% dei militanti attivisti sulla rete si è espresso a favore dell'accordo. C'è poi un secondo aspetto che volevo segnalare: Prego. così come l'Unione Europea è in mano saldamente al PD, i ministeri di spesa e di welfare sono in mano a una componente che Berlusconi forse chiama comunista. Sto parlando del Ministero del Lavoro, forse ha ragione Berlusconi. Parliamo del Ministero del Lavoro, del Ministero del Welfare, quindi l'onorevole Speranza e la Catalfo. Entrambi sono uomini di provata fede a sinistra, sia sulle garanzie dei livelli essenziali di prestazioni per il sistema sanitario. Speranza, ricordiamo, c'è il leader nazionale di un partito di sinistra. La Sì. Catalfo è da oltre 8 anni la sostenitrice del reddito di cittadinanza, colei che ha scritto e lavorato fin dal 2013, quando è entrata in Parlamento, all'obiettivo di portare
portarlo avanti, scriverlo e adesso, da qualche giorno, di trasformarlo in azione concreta, perché, come è noto, il 2 settembre è partita la fase 2 del reddito di cittadinanza. Cioè, e in Campania già abbiamo letto che ci sono dei problemi, purtroppo, con i navigator e via dicendo. Ma vedremo adesso se si aggiusta il tiro. La gestione dei navigator in mano alla Catalfo, che è una siciliana di, diciamo, trovata competenza. Non è vero che tutti i 5 Stelle siano incompetenti, alcuni di più, altri sono competenti. Io credo che sia per il Ministero del Lavoro, sia per il Ministero della Digitalizzazione, sia per l'ambiente, il Movimento 5 Stelle abbia espresso ottimi elementi in grado di gestire dicasteri delicati. Segnalo che però nel campo ambientale il PD non ha sgombrato il campo, ma come aveva fatto la Lega, ha preso in mano il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Sì. Ora, la Bellanova è una persona che ha dimostrato grande attività, grande attivismo. Io spero che insieme ambiente e agricoltura, quindi il comando dei carabinieri forestali sostanzialmente, possa fare in Italia quello che fino a mo non è stato fatto, e cioè quello che Costa ha fatto nel Casertano quando ha fatto le indagini sullo smaltimento illegale dei rifiuti. In Italia c'è un problema, tutti lo sappiamo, grande come una casa, che si chiama ciclo di smaltimento dei rifiuti e illegalità nel questo ciclo. Purtroppo ce ne stiamo accorgendo anche in Calabria, sì, in questi giorni, perché si va sempre a colpo di decreti. In Italia esistono, io credo che Costa Campano e Bellanova Pugliese debbano lavorare contro le ecomafie italiane. Le ecomafie portano parecchi soldi, insomma, nel ciclo dell'economia nera, voglio dire, anzi sono le più potenti, fruttano più i rifiuti. L'ecomafia che è il principale canale di, diciamo, alimentazione finanziaria della malavita. Non è vero che lo è stato l'immigrazione o la droga, ma solo le ecomafie. I dati parlano chiaro. Chi controlla i rifiuti e lo smaltimento dei rifiuti. Certo. Ecco, Walter, in Calabria, allora, adesso il Movimento 5 Stelle, addirittura anche il Movimento 5 Stelle, vede di buon occhio un'alleanza con il PD per le regionali. E poi, per quanto riguarda la sanità, tutti ieri su Facebook hanno scritto forse c'è una speranza, visto e considerato che potrebbe... Col gioco del cognome, esatto, insomma, hanno fatto. Perché, per l'appunto, sappiamo bene che il nostro comparto è disastrato da nord a sud della regione. E diciamo che qui la patata bollente bolle ancora parecchio, scotta davvero parecchio, perché come dicevamo prima, la Calabria è disastrata, la Campania anche è disastrata, e abbiamo di fronte a noi una Basilicata che potrebbe diventare la nuova Lombardia del sud, visto che tutti si rivolgono alla Basilicata per quanto riguarda l'emigrazione sanitaria. Con meno di 1 milione di abitanti. Infatti. Però anche lei ha qualche problema. Comunque, vediamo adesso che cosa succederà. Diciamo che Speranza dovrà destreggiarsi con il decretone della Grillo. Sì, ciò è vero. Ma prima di parlare di Calabria voglio fare due indicazioni prodromiche al discorso elezioni regionali calabresi. Prego. In questo governo dobbiamo notare che l'equilibrio tra PD e 5 Stelle è realizzato. Stiamo parlando di una compagine governativa con 10 ministri per i 5 Stelle e 9 per il PD. Io direi che è un equilibrio quasi matematico, insomma. Sì. Anche il peso è distribuito in maniera tale che sono forze che, pur avendo deputazioni parlamentari diverse, hanno un peso nella linea politica del governo uguale o del tutto similare. Il secondo aspetto è che la Calabria va al voto insieme all'Umbria e all'Emilia Romagna. In Umbria e in Emilia Romagna, che sono roccaforti storiche fino a 10 anni fa della sinistra rossa, esatto, oggi i 5 Stelle stanno dimostrando, e l'equilibrio nazionale lo consente, che si può fare un fronte comune regionale in Umbria e in Emilia contro le nuove destre e la destra leghista. Sì. Ora, la Calabria
può essere associata all'Umbria e all'Emilia Romagna in questa partita di alleanza su base nazionale? Ecco la domanda. Io credo che chi abbia zucca nel cervello, un minimo di cervello politico, debba chiedere che anche in Calabria si superino gli attuali candidati, quindi Oliverio, che è uscente. Beh, diciamo che quello già sta ormai avvenendo. Sì, cioè, a meno che Oliverio non voglia ancora continuare con moto suo, insomma. Ricandidato, secondo me i vertici nazionali dei 5 Stelle e del PD devono invece individuare un nuovo nome di rottura, di discontinuità, ma con esperienza ovviamente, non un 25enne, che possa essere l'uomo che in Calabria vince con un fronte largo sinistra 5 Stelle. Io credo che questo non sia la fantasia di un giornalista, tua o mia, ma sia no. Un dato di realtà. Beh, certo, noi dobbiamo pure aggiungere un'altra cosa. Poi, paese che vai, usanze che trovi, no? E beh, dobbiamo dire che in Calabria il PD davvero naviga in brutte acque, come lo vediamo, da che parte lo vediamo, vediamo, insomma, se anche andiamo alle beghe dell'Alto Tirreno Cosentino, di questo fazzoletto di terra che è l'Alto Tirreno Cosentino, che raggiunge sì e no 150.000 abitanti, e sono stato buono in quanto a numeri, e vediamo che la guerra è ampia, quindi forse bisogna davvero iniziare prima a rasserenare la situazione nel PD regionale, e poi forse si potrà parlare di alleanze. Certamente, io mi esprimo dall'esterno del PD, non sono mai stato iscritto a questo partito, né lo sarò in futuro, ma il PD è dilaniato anche in Calabria, soprattutto in Calabria, da guerre interne, tant'è che ricordo a chi lo abbia dimenticato che c'è un commissario esterno, che è un campano. Esatto. Dopodiché io credo che, come avviene dal 1995 in poi, la indicazione dei candidati alla presidenza regionale debba risultare da una concertazione, da un equilibrio nazionale, ragion per cui Oliverio non può autonomamente essere l'espressione del territorio, come volgarmente e spesso si dice, ma ci vuole un accordo nazionale, come sempre è avvenuto, e l'accordo nazionale, ribadisco, in Emilia Romagna, in Umbria e anche in Calabria deve vedere uomini in grado di avere il consenso e dell'elettorato 5 Stelle e dell'elettorato di sinistra, dove il PD è una componente della sinistra. Non ci dimentichiamo che esistono molti soggetti che sono di sinistra culturalmente e politicamente, ma che alle regionali ultimamente non hanno votato, perché ricordiamoci, in Umbria, ma soprattutto in Emilia Romagna e anche in Calabria, i tassi di partecipazione alle elezioni regionali, come spesso dice Carlo Tanzi, sono inferiori al 45%, cioè vota un cittadino su due, quasi su tre in Emilia-Romagna. Sì. Credo che questo sia un'emergenza democratica. L'accordo del governo Conte 2 debba anche essere rivolto a questo tema. Dopodiché, caro Martino, bisognerebbe valutare non solo i nomi di questo ministro, ma anche i temi, i punti e i problemi. E i problemi, chi volesse leggerli, esistono. Sono scritti in un documento programmatico di 29 punti. Va letto, questa è la base per le dichiarazioni programmatiche al Parlamento del Presidente del Consiglio Conte, che oggi giura fra pochi minuti. E su questi 29 punti, che non sono pochi, ci deve essere, ci sarà la riforma elettorale. La riforma elettorale è la cosa più importante. Non possiamo dimenticarci che i reggimenti politici di un popolo avvengono sulla base del dato rappresentativo parlamentare, cioè il sistema di trasformazione dei voti in seggi. Quindi noi dobbiamo contemporaneamente procedere a ridurre i parlamentari in Camera e in Senato e contemporaneamente passare a un sistema proporzionale. Bene, Marta, noi siamo in chiusura. Sì, 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 e quindi io quello che chiederei è che
si rifletta, oltre che sui temi sociali di spesa e di Europa, anche sui temi delle istituzioni democratiche, sulla rappresentanza e su temi che incidono sulla vita anche simbolica del cittadino. La corruzione, la nuova autorità per l'anticorruzione dopo l'epoca di Raffaele Cantone e le istituzioni rappresentative, perché se funzionano male le istituzioni parlamentari vanno avanti le piattaforme telematiche e certo, se sono piattaforme telematiche private c'è un problema. Ora noi diciamo che è stato un esercizio democrazia Rousseau, ma dobbiamo anche dire che Rousseau andrebbe fatta come piattaforma pubblica, cioè il mondo digitale deve essere regolato e garantito da aspetti costituzionali di pubblicità, neutralità della rete e anche di garanzia dei diritti sulla rete. Questo credo che sia un tema che dalla stessa Rodotà ad applicare, questo governo esatto, dovrebbe seguire le indicazioni di Stefano Rodotà. Sui beni comuni la stessa cosa. Bene. Non si può avere una maggioranza rosso-gialla se non si fa la riforma del codice civile e degli articoli sui beni pubblici e sui beni comuni, perché l'Italia ha un problema serio e si chiama il patrimonio nazionale, che sta ammalorando, sta andando alla malora ed è gestito in maniera selvaggia, estrattiva, senza benefici per la popolazione. Bisogna riformare i beni comuni e i beni pubblici. Io lo direi a Conte se avessi modo di parlarci, vediamo, ma so che glielo hanno già detto. Vediamo di metterci in contatto. Walter, io ti ringrazio per il momento, per questa analisi abbastanza approfondita.